Abbiamo scelto la vetrina del Macfruit per presentare la nostra nuova campagna di comunicazione istituzionale Dole Italia, Abbiamo il sole dentro, che pone l'accento sull'elemento caratteristico del logo della nostra azienda, e cioè il sole giallo splendente. Il sole giallo splendente sta anche a significare la profonda selezione che noi effettuiamo nei paesi laddove appunto proprio la frutta cresce al meglio, proprio perché è scaldata dal sole, quindi nelle sue massime e migliori condizioni climatiche. Da sempre l'azienda ha posto una profonda attenzione nei confronti del consumatore finale e anche nei confronti della trasparenza, quindi della piena tracciabilità della filiera. Su tutte le nostre banane, su tutte le nostre, i nostri ananas, il consumatore trova un stampigliato, un codice che rappresenta la piantagione nella quale la frutta è stata coltivata. E quindi, andando sulla piattaforma Dole Earth, una nostra piattaforma innovativa che abbiamo creato, digitando questo codice identificativo della piantagione, il consumatore è in grado di fare un vero e proprio viaggio virtuale dall'origine fino al punto vendita dove ha acquistato il prodotto finito. Diamo un profondo spazio a tutte le attività di comunicazione. Anche quest'anno ripartiamo appunto con la nuova campagna Abbiamo il sole dentro, che andremo a comunicare su tutti i principali media, in particolare anche sull'online, utilizzando i social, quindi la nostra pagina Facebook, il blog Dole Italia, e poi riprenderemo anche gran parte delle attività di comunicazione che abbiamo realizzato lo scorso anno. Ripartiamo appunto anche con le video ricette, che sono piaciute molto, proprio perché il loro tipico formato breve, tra l'altro accattivante, anche con un jingle facile da ripetere. Permetteva all'utente, comunque al consumatore, di vedere diverse modalità, magari talvolta anche insolite, di come utilizzare la frutta per realizzare uno snack veloce e semplice, anche per chi non è particolarmente esperto in cucina o ha pochissimo tempo a disposizione. Quindi sicuramente saranno riprese anche nel corso del 2018.